Cari telespettatori di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo a Villa Marina, tra qualche istante prenderà l'avvio la conferenza stampa dove saranno resi noti i candidati nella lista per Luca Serfilippi, sindaco di Fano, per Lega di Fano. Venite a scoprire quali sono, seguiteci. Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono veramente molto felice di essere qua, di partecipare alla presentazione della squadra della Lega Fano. La Lega è una squadra veramente di tante persone, donne e uomini, vedo veramente facce nuove, facce con cui ho condiviso l'esperienza amministrativa da assessore, facce con cui ho condiviso l'esperienza in consiglio comunale. So la qualità di questa squadra dalle facce, dai visi che vedo, perché parlano quello che fate tutti i giorni. Luca Serfilippi, candidato sindaco per Fano, come ti senti? Innanzitutto bene, oggi è una bellissima giornata, tante donne e uomini che hanno deciso di spendere del proprio tempo e per candidarsi consigliere comunale nella lista della Lega Fano, Lega che fa parte della coalizione per Fano, di cui sono onorato di fare il candidato sindaco. Devo dire che ho visto tanta competenza in questi ragazzi, in queste ragazze, una lista molto variegata di tanti giovani, non solo giovani, che comunque porteranno competenza all'interno della squadra, sia prima ma anche dopo, speriamo, la vittoria delle elezioni comunali. Quindi sono contento di questa presentazione perché sia qua oggi ma anche in giro nella città, nei quartieri, con le associazioni, vedo veramente un grandissimo entusiasmo nella mia candidatura a sindaco. Io sono veramente orgoglioso di questo percorso, dopo una prima fase di ascolto nella quale stiamo veramente ascoltando tutte le esigenze di tutti i quartieri, porteremo e naturalmente presenteremo il programma elettorale. Quindi sono veramente contento di oggi ma anche del percorso che abbiamo iniziato insieme. Quali sono le incisioni dove meglio partire? Siete stati accusati e sottolineati dove avete iniziato questa campagna con le critiche, ma purtroppo dalle criticità che bisogna ripartire? Ma guarda, le critiche le stanno esprimendo i cittadini in ogni incontro che facciamo, perché è sotto gli occhi di tutti le cose che non funzionano. È chiaro, se un cittadino che ci ascolta vuole cambiare, noi ci proponiamo come naturalmente la coalizione che vuole cambiare le cose. Io ho già amministrato Fano, sono consigliere regionale, conosco molto bene questa città, quindi ho bene in testa le cose che bisognerà fare in maniera propositiva, però sono sotto gli occhi di tutti le cose che non hanno funzionato in questi 5-10 anni. Noi naturalmente ci proponiamo per migliorare, dico in maniera molto chiara che non avrò la bacchetta magica, ma ci metteremo io e tutta la mia squadra, i consiglieri e chi naturalmente si candiderà alle prossime elezioni, tutta la forza, la determinazione nel raggiungere i risultati sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i settori, dall'urbanistica ai lavori pubblici. Questa città purtroppo, al di là di quello che dicono i cantieri, manca proprio una visione vera, cioè a 360 gradi. Si farà un lungomare a pezzettini, praticamente si rifarà solamente l'anfiteatro Rust, sulla quale potremo avere tanto da dire, ma tutto il resto del lungomare rimane imbarazzante come oggi. Un candidato giovane che dà spiraglio anche ai giovani della città di Fano di vederti come un POA per la loro società. Ecco, politiche giovanili, abbiamo un bel programma? Sulle politiche giovanili, da assessore alle politiche giovanili 10 anni fa ho creato la consulta dei giovani e in 5 anni sono riusciti a smantellarlo. Quindi i giovani, nonostante tutti si riempiono la parola dei giovani, ma i giovani non sono più protagonisti di questa città, quindi noi dovremo ribaltare, riprendere la consulta comunale dei giovani con tutte le realtà giovanili presenti, ascoltarli e non solo ascoltarli, ma anche passare dalle parole ai fatti. Quindi tutte le loro richieste bisognerà che naturalmente per settori le filtreremo e le realizzeremo. Una cosa ci tengo molto, la partecipazione attiva dei giovani. I giovani sono lontani dalla politica perché la politica non è stata in grado di coinvolgerli. Noi dobbiamo veramente stravolgere questa tematica. E abbiamo notato che nella lista dei candidati ci sono molti giovani. Sì, ci sono tanti giovani, sia ragazzi che ragazze, quindi in bocca al lupo a loro, perché io mi ricordo 15 anni fa, nonostante sono giovane ho anche un po' di molta competenza. E loro sono giovani, è la prima volta che si candidano, quindi un in bocca al lupo vero in primis a loro. Luca, la delicata vita da politico e da un'amministrazione comunale, di solito si accusa che da un quadro iniziale a un quadro esecutivo, effettivo, ci sono dei cambiamenti.
Perché succede questo? Non è che si perde di credibilità, però nel corso magari di un operato si possono cambiare un po' le linee guida iniziali? Beh, la macchina amministrativa del Comune di Fano la conosco molto bene, quindi so che ha bisogno di una bella oliata. Se un cittadino o un'impresa vuole investire in città, oggi passano mesi e mesi, se non anni, prima di una risposta. Nei primi 100 giorni una delle prime cose da fare sarà veramente far cambiare passo alla macchina amministrativa. Io ho le competenze, visto che ho già amministrato Fano e nonostante la mia giovane età, forse la giovane età mi dà la forza, la voglia di cambiare le cose, perché io, la mia famiglia vive qua, mio figlio ha 10 mesi e vorrei lasciare a mio figlio una città sicuramente migliore di quella che stiamo ereditando. Appunto, sulla giovane età, sulla tua carriera, a oggi hai individuato una formula vincente, se c'è, per far buona politica? La formula vincente è ascoltare i cittadini, non solo prima del voto come stiamo facendo, ma anche dopo il voto. Le persone che mi hanno sempre votato, io ho sempre raddoppiato le preferenze, significa che sono una persona che non solo prima del voto li ascolta e ci parla, ma soprattutto dopo il voto, e dove posso, perché non riesco sicuramente a dare tutte le risposte, ma vi assicuro che le risposte le ho sempre dato a tutti i cittadini. Si pensa alle amministrative comunali, c'è sempre una parola contro chi amministra, c'è sempre un giudizio su chi si candida ad amministrare, su chi fa l'opposizione, ma mai o raramente ci si mette in prima persona a lavorare. Ecco, l'impegno più basso, quello più civico, quello più nobile, probabilmente quello di impegnarsi per il Consiglio Comunale, ed è secondo me una delle arti più nobili che si possono fare in una città, sia che uno è studente, sia che lo fa per passione, sia che lo fa per mestiere o per professione. Ma l'impegno civile in una città è candidarsi al Consiglio Comunale. Quindi grazie davvero a tutti quanti voi. Onorevole Carloni, questa mattina sono state presentate le 24 persone nella lista dei candidati con Luca Serfilippi sindaco. Una lista svariata di nomi, con approcci nuovi alla politica, con esperienze già passate, quindi una lista composita l'avete definita, giusto? Sì, è una lista che è fatta di tante persone entusiaste di impegnarsi in questa esperienza, che vengono alcune dal partito, dalla militanza, nell'impegno, ma anche tante altre che si sono avvicinate ora e portando con loro un bagaglio di competenza dalle professioni, dai mestieri, dalle imprese. Alcuni sono artigiani, altri agricoltori, operai, studenti, cioè c'è una rappresentanza vera della società e della città, con tutte le sue aspettative e le sue ambizioni. Io credo che questo sia il compito della politica, tradurre le ambizioni di una città in azioni di governo. Lo sforzo che noi dobbiamo fare è riuscire a dare delle risposte conformi alle aspettative dei cittadini, che negli ultimi anni secondo me sono state molto disattese e sono passate in secondo ordine, cercando invece piuttosto di contemperare i partiti, le loro esigenze, in un continuo compromesso nella ricerca di scelte che condivise, e queste scelte condivise talvolta sono diventate più un ostacolo per il governo locale che non un slancio. Ecco, secondo me più che compromessi tra i partiti, quello che serve è riuscire a liberare energie positive, persone che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco per la città. Questo noi abbiamo cercato di fare con questa lista. Partire dalle criticità, quali sono i punti fermi da cui ripartire in questa città e risollevarla? Ci sono delle visioni strategiche che mancano e non sono in linea neanche con quelle regionali, ma soprattutto con l'andamento in generale. Basti vedere le nostre città vicine, hanno una performance da tutti i punti di vista anche economici diversa dalla nostra, e questo secondo me è il vero tema: ripartire da ciò che genera occupazione, da ciò che genera buon lavoro, da ciò che genera economia e benessere. Secondo me questo è passato in secondo ordine. Abbiamo vissuto anni dove le scelte ideologiche erano prevalenti rispetto a quelle che servivano davvero all'economia locale e ai cittadini. Ci sono casi, adesso non voglio mettermi a farli, dove per 10 anni hanno litigato per decidere se mettere una fontana, una banchina, e in una lotta continua piuttosto che pensare a che cosa davvero servisse per creare maggiore opportunità e maggiori posti di lavoro o benessere per i cittadini. Quindi credo che la città va governata con scelte semplici, ma che vanno condivise con la cittadinanza, non prese nelle segreterie e poi calate sui cittadini con delle assemblee che molto spesso hanno più un carattere patetico che altro. Quindi, rispetto a questo, noi faremo la nostra parte, ci mettiamo in gioco e daremo tutto il nostro impegno, il nostro sforzo affinché nasca una nuova
classe dirigente, una nuova generazione di persone, specialmente tanti giovani, che hanno davvero voglia di mettersi in gioco per la città, esattamente come feci io 25 anni fa quando ho iniziato a fare politica dal Consiglio Comunale di Fano. Più visionaria e meno filosofica, cosa intendete? Più visionaria nel senso che oggi governare un'economia locale è fondamentale, perché la ripresa economica è a macchia di leopardo. Se una città riesce a creare delle infrastrutture o dei temi su cui si sviluppa, riparte l'economia, nascono nuove imprese, si riavvia anche quello che oggi va di moda, il reshoring rispetto a una deglobalizzazione evidente che viviamo. Oppure se l'amministrazione sta ferma e parla di filosofia, non intercetta i trend economici. Noi abbiamo bisogno di una giunta che sappia intercettare i trend economici, che sappia essere veloce nelle scelte e dare risposte anche a coloro che vogliono fare. Quello che manca molto è la libertà di iniziativa. Io sento tante persone che si lamentano che molto spesso quando hanno un'idea e vogliono fare qualcosa sono più no che i sì. Ecco, ci vorrebbe un'amministrazione in grado di liberare le risorse, di fare in modo che chi ha voglia di fare lo possa fare, senza quell'atteggiamento un po' autoritario che molto spesso la sinistra mette in campo quando governa. 8 e 9 giugno, due date molto importanti sia per le elezioni amministrative che quelle europee. Questo bridge tra il nostro territorio e l'Europa è uno spiraglio un po' con una visione un po' più ampia. Beh, è molto bello il fatto di poter avere lo stesso giorno le votazioni per il Parlamento europeo e per il Comune. Io ho iniziato dal Comune di Fano, poter essere candidato 25 anni dopo al Parlamento europeo, magari eletto proprio grazie ai voti di Fano, ma delle Marche in generale, è un'esperienza davvero veramente gratificante. Non pensavo di poter arrivare dove sono arrivato e quindi mi sento particolarmente già appagato e felice, però certamente l'esperienza, anche quella della presidenza della Commissione Agricoltura, mi hanno fatto maturare la consapevolezza che le scelte vere, quelle sistemiche, vengono prese ormai nel Parlamento europeo e nella Commissione europea, e purtroppo quando arrivano sui governi nazionali sono da attuare. Penso alla farina di grillo, penso alle scelte sulla sostenibilità che diventano maggiori costi per le imprese e magari grandi opportunità per la Cina o per l'India, e mentre invece per la nostra economia rimane poco niente se non i debiti e la burocrazia. Ecco, serve un'Europa che riparta dai suoi fondamentali. Si immagini che l'agricoltura è diventata più un problema per l'Europa che non un'opportunità, e che agli agricoltori in Europa viene chiesto di ridurre lo sforzo produttivo e magari comprare più prodotto che viene dai paesi terzi. Quindi questa è la follia proprio, è il contrario dell'Europa, perché negli anni 50 l'Europa è nata con i trattati di Roma proprio sull'agricoltura. È nata su un patto di sfamare l'Europa, di distribuire cibo, di produrre più cibo, di aumentare la capacità produttiva, migliorare la qualità della vita dei cittadini e distribuire reddito grazie all'agricoltura. Oggi noi stiamo rinnegando perfino le origini della stessa Europa, in una matrice ideologica che ormai è una deriva e ci porta verso anche tante scelte ipocrite, perché chiediamo ai nostri pescatori di non pescare e poi però non facciamo nulla contro il pesce che arriva tutte le sere dall'altra parte del mare, ed è lo stesso mare tra l'altro. Il candidato Luca Serfilippi, io non ho mai nascosto tutto il mio favore, il mio sostegno nei confronti di Luca, gliel'ho detto ormai da tanti mesi fa, perché sono sicuro che Luca fosse e sarà il candidato di non solo di tutto il centrodestra, ma come ho avuto modo Luca di dirti più volte, il candidato della città scritto in stampatello maiuscolo, perché tu hai una straordinaria capacità non soltanto di essere il punto di sintesi appunto di tutto il centrodestra, ma hai anche questa capacità di essere trasversale. Enrico, oggi è stata resa pubblica la lista dei candidati con Luca Serfilippi sindaco, una lista molto svariegata, nel senso abbiamo innovazione, con persone che si approcciano al mondo politico e con dei retaggi di professionalità. Cosa ne pensi? Ma l'ho definita prima una lista composita, no? Perché sicuramente c'è l'innesto di tante risorse, persone nuove, di diversa estrazione, di professioni, esperienze lavorative completamente diverse, che sono sicuro attraverso le loro capacità attitudinali sapranno portare un grandissimo valore aggiunto a Luca, alla Lega Fano e soprattutto a questo appuntamento del 8-9 giugno.
al tempo stesso, hai detto bene, una lista, una squadra all'interno della quale ci sono però anche profili di grande esperienza che conoscono ovviamente la macchina amministrativa, e questo sono sicuro, il progetto della Lega Fano sarà assolutamente un progetto molto molto utile quando Luca Serfilippi, e ne sono convinto, avrà l'onore e l'onere di guidare questa città, di fare il sindaco di Fano e di farlo, come ho detto prima, per i prossimi 10 anni. Su Luca abbiamo cercato davvero da ormai diversi mesi di lavorare in maniera congiunta, unita, unanime, assieme a tutte le altre forze di centrodestra. Lo abbiamo fatto con le segreterie cittadine, lo abbiamo fatto con le segreterie provinciali, con le segreterie regionali, ci siamo finalmente riusciti. Luca è l'espressione sintesi di tutto il centrodestra, ma ha anche in modo intrinseco quella capacità di rappresentare appunto la città. Luca Serfilippi, come ho detto prima, è la candidatura della città di Fano. La Lega Fano sarà al suo fianco, lo sarà esattamente con quelle forze e con le risorse, così come le ho definite prima, e so e ne sono convinto che sapremo essere davvero molto utili in questa prossima esperienza di governo. Quella sua titubanza iniziale che ha creato un po' di reticenza da parte dei cittadini, a oggi invece il mood meter qual è? Ma è una reticenza, però credo, così come abbiamo avuto modo di dire, dettata dalla responsabilità e dalla consapevolezza. Luca esattamente quale sfida lo attende, e non mi riferisco ovviamente alla sfida della campagna elettorale, ma mi riferisco alla sfida del governo della città. Ho definito prima un governo che dovrà essere visionario, lungimirante, ma senza ideologie e senza troppa filosofia, quindi con tanta concretezza, capace sia di mettere a frutto e di mettere a terra gli obiettivi importanti, strategici per questa città, ma al tempo stesso anche di riscontrare quelle che sono le istanze, le esigenze quotidiane del cittadino. E Luca, ovviamente, consapevole, attento e da uomo e persona responsabile qual è a questo tipo di aspettative, ha voluto ponderare la sua scelta per esserne fermamente convinto, così come lo è, e ovviamente ha dimostrato e sta dimostrando sul campo, insomma, di essere già partito con una marcia avanti a tutti. Pur ovviamente attenti, perché questo non significa, questo tipo di entusiasmo che sta un po' pervadendo questo progetto, questa candidatura, non significa ovviamente aver già vinto le elezioni, pancia a terra fino al 9 di giugno, occorre assolutamente lavorare con tanta costanza, con tanto impegno e con tanta dedizione. Anche alla luce di un altro obiettivo che credo sia assolutamente importante evidenziare, la posizione della città di Fano. Fano credo che abbia il dovere di ambire non soltanto al traguardo di risultati importanti da un punto di vista infrastrutturale, non credo che debba soltanto rispondere a quelle che sono le esigenze quotidiane del cittadino, ma ha un'altra funzione a cui assolutamente adempiere, quella di rappresentanza importante, fondamentale della nostra provincia. Mi riferisco da un lato a un po' il punto di riferimento di convergenza delle due vallate, quella del Metauro e del Cesano, che appunto convergono sulla città di Fano, e mi riferisco anche a una strategicità che occorrerà condividere assieme al capoluogo di provincia, ovvero assieme a Pesaro. Questo tipo di condivisione di quelli che sono gli obiettivi importanti, strategici per la nostra provincia assieme alla città di Pesaro sarà una delle funzioni principali a cui Fano, con tanta ambizione, dovrà guardare per i prossimi 10 anni senza, diversamente, come invece troppo spesso è successo, subire quelle decisioni prese altrove, a tavolino e magari nelle sedi delle segreterie di partito, che poi non sono state ovviamente comprese dai cittadini e appunto la città di Fano. Quindi nel programma esecutivo per l'amministrazione comunale in cima spuntiamo infrastrutture a seguire? Ma l'ho detto prima, infrastrutture, sanità e servizi. Quella dei servizi, ad esempio, sarà una sfida, a proposito di questa condivisione degli obiettivi assieme alla città di Pesaro, che sarà tutta da giocare. Tra l'altro una sfida che molto spesso è scarsamente percepita dal cittadino, perché sottende alcuni tecnicismi, alcune dinamiche, diciamo, della burocrazia, della pubblica amministrazione, che il cittadino nell'immediato non percepisce.
che poi però ha dei rilievi molto molto importanti in quella che è la quotidianità sia delle nostre famiglie ma soprattutto delle nostre imprese. Mi riferisco al potenziamento e all'estendimento dei sottoservizi, mi riferisco alle tariffe, mi riferisco all'efficientamento dei nostri sottoservizi, perché sono tutti elementi fondamentali che determinano o meno la capacità sia di una città, di un territorio di essere attrattiva, sia appunto di sapersi sviluppare ulteriormente sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico. Appena conclusa la conferenza stampa dove sono state rese note le persone che faranno parte della lista dei candidati che appoggeranno Luca Serfilippi a candidato sindaco di Fano, io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.